siamo con alcuni esponenti dell'associazione Mille Vetrine, che venerdì 8 e sabato 9 darà vita all'iniziativa In Fermento, il primo festival itinerante della birra artigianale. E Floriano Cilli, commerciante storico di San Salvo, e il Bar Roma è un'istituzione per questa città. E Floriano, perché avete deciso di mettervi in ballo con questa iniziativa? Niente, tramite il consorzio di cui sono presente, il consorzio Mille Vetrine, che raggruppa un po' il 90% dei commercianti del centro storico, è da un po' che pensavamo a un evento di una portata un po' più elevata, oltre al semplice evento. E niente, siamo riusciti per la prima volta a coinvolgere tutte le attività commerciali di tipologia bar, ristoranti, pub in questa iniziativa. Convinti come siamo che l'unione tra le varie attività possa essere un punto di forza, in quanto anche la tipologia del commercio è un po' cambiata negli ultimi anni, quindi l'unione tra di noi ci permette di avere una forza in più e una marcia in più. Siamo sicuri che questo raggruppamento di attività ci porti degli ottimi risultati, di questo ne siamo sicuri e speriamo in un futuro di essere sempre più forti sotto questo aspetto qua. Angelo Caruso, neo commerciante del centro storico, da poco ha aperto la sua attività, il Drunk. Angelo, perché una iniziativa di itinerante? Allora, il progetto comunque doveva servire a coinvolgere tutte le attività che hanno partecipato all'iniziativa, quindi l'unico modo per far sì che tutti avessero un buon riscontro era quella di renderla itinerante. Abbiamo pensato di inserire un vero percorso con una mappa sulla quale poter mettere dei timbri. Alla conclusione di tutto il percorso il visitatore avrà diritto a una birra omaggio offerta da noi organizzatori e questo rende il tutto molto più carino e comunque bello da seguire e coinvolgente, assolutamente. Birre artigianali, perché questa scelta? Birre artigianali perché l'Abruzzo è ricco di birrifici artigianali, ne sono circa 23 e qualcuno sta spiccando a livello nazionale e anche internazionale, quindi perché non portarli, non farli conoscere a tutti? E allora abbiamo pensato al birrificio, abbiamo avuto un bel riscontro da parte loro, sono stati veramente entusiasti di partecipare a questo evento e speriamo che ci siano i buoni presupposti per farne uno ancora più bello l'anno prossimo. Gabriele Ranieri, proprietario della Porta della Terra, pizzeria presente qui a San Salvo da diversi anni. Gabriele, tu credi nel centro storico, non per niente la tua attività ha il nome di uno dei simboli della nostra città. Esattamente. Gabriele, perché questa iniziativa? Questa iniziativa appunto nasce, come ha appena detto Angelo, per incentivare il turismo, insomma anche il vivere il centro di San Salvo, che in questi anni sta attraversando un pochino di... Qualche problemino, qualche una piccola crisi, e quindi questa festa della birra itinerante nasce oltre che per promuovere la birra anche per portare tante persone a San Salvo a gustare questa favolosa bevanda. Quindi invitiamo tutti a partecipare, ringraziando Comune e tutti coloro che hanno aiutato a promuovere questo evento.